Amici, amici di Backdoor Podcast e Euro Devotion eh, orario particolare. orario particolare, ma siamo qui carichi a bomba perché abbiamo tantissime cose da dire, coinvolgere voi follower. Ovviamente si parla di Eurolega, quest perché questo orario, vi direte voi. E eh, beh, molto semplice, stasera c'è Olimpia Virtus e quindi non volevamo e non potevamo sovrapporci a un evento comunque rilevante per il basket italiano. Quindi siamo insieme in questo pomeriggio è vero che fuori c'è il sole, ma per chi non è potuto uscire, non è voluto uscire, ci siamo noi. Bentornato, ovviamente Alberto Marzagaglia. Ciao Ciao Simone, un saluto a tutti gli ascoltatori. Aggiungiamo anche una del secondo vero motivo. Avremmo potuto farla domani sera, ma come tu ben sai, io sono un dilettantissimo commentatore di pallacanestro, ma un professionalissimo tifoso dell'Inter. <ride> Quindi c'è Napoli Inter. alla tua proposta, potremmo fare domenica sera. Eh, però devo dire grande professionalità anche da parte di Simone che mi dice dimmi com'è il calendario dell'Inter. Ecco, eh, sì, perché ormai devo, io non lo so dire perché dire... seguo poco, quindi onestamente bisogna venire incontro alle esigenze di tutti ed è giusto così. Eh. No, io poi... non volevo neanche dirlo dell'Inter onestamente. Bisogna anche capire che insomma, una volta ogni dieci anni potrebbe succedere, non uso la parolina magica, non dico niente perché... Assolutamente siamo, siamo salvi e siamo qualificati per la Champions, basta, il resto se arriva qualcosa vedremo. Che, che pre tattica di base, Sei peggio veramente dei, dei coach di EuroLega che dicono: sì, beh, abbiamo quasi vinto la regular season. Però, ci sono ancora tante partite da fare. Di Quando giochi col Kim, Kiema, ma sono una squadra con orgoglio. Siamo a questi livelli. Eh? sei sì, sì, C'è allora, il Covid. C'è il Covid che è un incogno. Eh, abbiamo, avut abbiamo avuto un calendario, faccio l'allenatore tipico. Abbiamo avuto un calendario <ride> terribile. Un calendario terribile. Gli infortuni ci hanno rallentato nel momento migliore della stagione e abbiamo sempre trovato le squadre nel loro momento migliore. Anche quando abbiamo affrontato il Kinky Ki, chiaramente era ovvio che non dimostravano la classifica che avevano in quel momento. Perfetto, la, la sagra del luogo comune è stata sciorinata, sciorinata. Esatto, tutto. esatto. Perfetto, perfetto. Come dicevo, abbiamo tantissime cose di cui parlare. Ovviamente settimana scorsa abbiamo lanciato su Twitter il, uh, i sondaggi sui premi, sui quintetti, ci avete risposto in tanti e è molto, mi fa molto piacere. Noi, ovviamente, avevamo promesso i nostri quindi abbiamo messo tutto insieme. Abbiamo fatto i quintetti di Euro Devotion, i quintetti di Backdoor Podcast, i vostri quintetti, i vostri premi. Insomma, faremo tutta una bella carrellata sui premi di tutti i tipi, genere, numero e caso. Ce ne siamo inventati anche uno che non vi abbiamo svelato per lasciarvi un po' di pathos, un po' di suspense. E quindi lì metteremo lì tutti, faremo una breve premio nei playoff, ma direi partiamo dal gradino più sotto, ecco, mettiamola così, perché ovviamente parlare di Eurocup in questo periodo significa anche parlare di Eurolega trasversalmente, anzi in realtà in questo momento parliamo effettivamente di Eurolega, perché le squadre che hanno raggiunto la finale, ovvero Monaco e ai noi italiani Kazan, giocheranno l'Eurolega dell'anno prossimo la Virtus rimane tra virgolette al palo direi che possiamo incominciare con un'analisi della serie e forse in particolare dell'ultima partita che è stata insomma interessante ha dato tante indicazioni purtroppo molte non positive per la Virtus sì, io sono rimasto abbastanza stupito, devo dire, oltre che tremendamente deluso, perché per, per mille ragioni, poi mh, chiaramente è un argomento che, che affronteremo, eh, avrei voluto la Virtus, la Virtus in Eurolega come squadra italiana, come, come, come tante cose, proprio togliendosi ogni tipo di maglia, sempre che di maglia io ne abbia, ne abbia una, in realtà forse ne ho, ne ho 40, 46, non lo so. Ma eh, detto questo sono rimasto deluso perché pensavo obiettivamente e lo penso tuttora che la Virtus sia più forte. Eh, e questo, questo è brutto perché nel momento in cui pensi che una squadra sia più forte e che non abbia potuto imporsi sul campo, non sia riuscita a, ad imporsi sul campo, eh, chiaramente c'è una, una critica implicita a quello che è stato fatto. Io pensavo che la Virtus potesse imporre molto meglio. Quella che io ritengo una certa superiorità nei eh, lunghi. Passi John Brown eccezionale per, eh, per intensità e tutto, però pensavo veramente che si potesse fare qualcosa di meglio. Alla fine, l'assenza la, di tessitori può avere eh, inciso in maniera importante, però non posso pensare che una squadra con la Virtus, perché ti viene a mancare un giocatore come Tessitori, non possa mettere sotto uh, questa Casan. Questa Casan che fa una cosa sola, uh, attacco rapido, attacco che alla prima soluzione buona tira, poi hanno trovato, mh, limitandoci alla uh, terza partita, canestri da ovunque con percentuali altissime. Però è anche vero che io ho visto una squadra che per più di 30 minuti non ha saputo opporre nulla a una situazione avversaria in cui entrava di tutto, ma soprattutto in cui si tirava tutto ciò che si voleva tirare, che è la parte più grave. Puoi perdere perché gli altri segnano sempre, ma non puoi perdere perché gli altri segnano sempre nella loro situazione ideale. Ecco, io ho visto per 30-32 minuti sostanzialmente una squadra attaccare velocemente le, le cosiddette early entry nel pick and roll, eccetera, eccetera, eh, e farlo, farlo senza, senza nessuna opposizione. Quando si è provato a cambiare, e scusatemi il gioco di parole, a cambiare anche in, in difesa sul pick and roll, forse era un po' tardi. Io purtroppo lo, lo devo dire, da, da clamoroso amante di Sasha Georgievich come giocatore, io non riesco a essere convinto... Del modo in cui Giorgiovic vuole far giocare la sua squadra. Io faccio fatica, questo l'abbiamo detto anche diverse l'ho detto diverse volte anche in, in, nelle puntate precedenti. Non so esattamente che cosa voglia fare la Virtus in campo, e questa è una delle cose, obiettivamente, me ne rendo conto più brutte che si possano dire di un allenatore. Temo, temo, la butto lì, la butto lì, e infatti mi interessava sapere eventualmente anche il tuo parere al riguardo. Che un po' troppo spesso George commetta l'errore di pensare che i suoi giocatori abbiano la capacità di interpretazione del momento sia offensivo che difensivo che poteva avere lui in campo. Ecco, tante volte noi abbiamo eh, sentito ex grandi giocatori passati in panchina dire il più grande cambiamento che ho dovuto fare è non pensare che tutti sapessero fare quello che sapevo fare io. Una volta io sentito un paragone è calcistico, però Roberto Mancini, ai tempi in cui allenava o l'Inter o la Lazio, non ricordo, che disse, chiaro che se pretendo dai giocatori che tutti possano fare quello che facevo io di tacco, eh, sono rovinato perché lo sa fare uno su cento. Ecco, temo che Giorgevic ogni tanto manchi un po' di questo, cioè lasci troppa interpretazione libera al, ai propri giocatori. E solo che i propri giocatori non sono Sasha Giorgiovic. Sì, eh, sono d'accordo e. Io vado anche un pochino oltre sulla, sulla questione tecnica della partita. Hai detto abbastanza. Noi ne abbiamo anche parlato eh, su Clubhouse giovedì, nella nostra retta di, di pallacanestro italiana e europea. Con eh, chi vuole venire a discutere con noi, e un paio di ragazzi, eh, soprattutto un ragazzo di Bologna, accennava questa cosa. Eh, più che altro, non, non, non automaticamente, un grande giocatore è un grande allenatore. Quello che ho sempre detto io di Georgievic e probabilmente questa partita lo conferma da un certo punto di vista, è che George Vice è un fenomenale riconoscitore e valorizzatore di talenti. Non ne vedo tantissimi in giro come lui e eh, la scuola serba probabilmente aiuta, perché chiaramente eh, la scuola serba lancia giovani giovanissimi, giovanerrimi se si potesse dire. Eh, però, ecco, sulla gestione delle partite, sulla capacità di aggiustare, capacità di leggere, capacità di prendere le contromisure, ecco, secondo me è molto, molto indietro. La, la cosa che ha un pochino mitigato questo fatto è che ha, ha sempre allenato delle squadre di un certo talento mi viene in mente da, mi viene a pensare la, la nazionale serba ma anche questa Virtus io credo che questa Virtus non possa e non debba perdere neanche con Casanna perché eh, ha dimostrato di poterla mettere in difficoltà di eh, poter giocare il suo gioco come ad esempio in gara 1 eh, sapere rimontare anche una partita chiusa come gara 2 vero anche con la connivenza degli avversari che hanno un po' mollato però si è giocato a ritmo di Kazan per tutta la partita e questo non è una cosa positiva. Io quando vedevo l'inizio del primo quarto dicevo cacchio, la, la Virtus sta segnando quasi tutto. Kazan non necessariamente. Qui dovrebbe esserci la doppia cifra già adesso di vantaggio. Quello mi ha preoccupato. Però è una questione, può anche la partita, può anche viaggiare in parziali. Però non è mai riuscito a creare un... Um, un momentum, cioè da, da forse fine primo quarto in poi non c'è mai stata la sensazione che si giocasse la partita della Virtus, non peraltro eh, Casana ha segnato 107 punti. La sfortuna di Paiola è una sfortuna, però quando hai la percezione che in una partita decisiva si giochi anche e quasi sempre nel ritmo dei tuoi avversari e vuol dire che qualcosa, poi le puoi provare tutte e non cambia nulla perché è una di quelle serate. Kazan ha trovato canestre importanti, però non ho trovato neanche delle, delle, delle contromisure adatte per Djordjevic, che mi sembra che nel momento in cui i suoi ragazzi, il talento a di sua disposizione funziona, funziona difficilmente gli ho visto ribaltare delle partite decisive perché ha fatto quell'accorgimento tattico. Certo, se John Brown a livello di intensità stupra qualsiasi giocatore avversario, è quello un problema anche del, del giocatore in sé. Però, mi viene da pensare, eh, non può essere solo quello, perché eh, l'intensità ce la mette John Brown, ma ce la mette anche Vincent, ad esempio. E allora perché... Arrivava sempre prima perché, nonostante Kanan abbia giocato un pochino a sprazzi, si sia andato sempre dove voleva Kazan. Eh, forse perché Priftis l'ha allenata meglio, non lo so, è una partita è anche difficile dire colpa di Gorgevich merito di Preftis perché fosse andata in un modo diverso, diremmo totalmente il contrario. Però chi ci segue su Twitch nelle nostre video chat anche del lunedì. Si ricorderà probabilmente una frase che dissi io non mi stupirei se la Virtus cioccasse nel momento più importante, lo dissi dopo l'esonero e il reintegro di Giorgevic, e purtroppo è successo, sono il primo a esserne dispiaciuto perché avrei preferito vedere la Virtus in, in Eurolega nonostante le simpatie cestistiche che posso avere, eh, però tanti indizi cominciano a fare una prova Djordjevic non ci sarà più Zanetti ha detto vedremo cioè, ci riproveremo, l'Eurolega è lì avremo la possibilità di riprovarci lo avranno anche per tre anni e poi parleremo tra poco della riforma però ecco, dire che sono rimasto stupito dalla sconfitta in gara 3 ecco, quello no, diciamo che un pochino non me l'aspettavo ma perlomeno l'avevo messo in preventivo Diciamo anche che psicologicamente la Virtus è arrivata nella posizione più difficile che eh, si possa avere, nel senso che tu arrivi dopo 19 vittorie consecutive e ti devi giocare le partite più importanti nell'arco di 7 giorni. Se da un lato potresti avere così il, la, la sottolineatura dell'essere il dominatore della competizione, dall'altro lato però questo record accresceva enormemente quella che è la pressione che poteva esserci e per quel record e per il traguardo che si doveva, che si doveva tagliare per quello che sarebbe arrivato perché ovviamente sarebbero cambiate eh, tutte le prospettive da un certo punto di vista. Io apprezzo tantissimo le parole di Zanetti quando ha detto non è una tragedia ci riproviamo, siamo qui, l'Eurolega si fa tendere, cioè queste sono le persone di, di un, sono le parole di un grande imprenditore che sa che per arrivare in alto ci vuole pazienza, ci vuole duro, duro lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me, eh, buttandola lì un po' genericamente, ma penso che tanto si capisca che cosa voglio dire, eh, me, Zanetti, le parole di Zanetti è bene che tutto il club, dal primo all'ultimo, le faccia proprie. Perché, perché, è giusto, perché è giusto che sia così. Quello, la gestione societaria generale della faccenda eh, Giorgio Vic in stagione è stata una cosa francamente molto discutibile. Che per fare una battuta definirei eh, proliana, ma non è neanche una battuta. Mi sembra abbastanza, mi sembra abbastanza una, una realtà. Sì, anch'io sono convinto. Eh, come dice Marco, che è solo questione di tempo e la GU sarà stabilmente in Eurolega. No? Va bene, ma, ma, ma assolutamente certo è che c'era un'occasione, un'occasione che era ghiotta, un'occasione che lascia parecchio amaro in bocca. E un'occasione che secondo me ha avuto dei problemi tecnici, perché in realtà sono stati solamente, eh, solamente quelli. E giusto quello che dice Riccardo, piano partita statico uguale per tutti gli avversari, impreparato agli adattamenti. Eh, è così e questi piccoli difettucci, noi li abbiamo visti anche in tante partite del campionato italiano, in quella serie di sconfitte casalinghe ad inizio stagione, eccetera, eccetera. Cioè, sono delle piccole spie che si erano accese e che potevano farci pensare, come giustamente hai detto tu, che eh, un'esplosione, un diciamo, un momento negativo nella, nella parte decisiva della stagione. Era assolutamente, era assolutamente pensabile, non presumibile, ma pensabile sicuramente. Adesso arriva il bello, nel senso che c'è un'impresa da fare, perché io ritengo che vincere lo scudetto eh, in un campionato in cui c'è Milano per le squadre italiane sia un'impresa titanica. Se dovesse succedere, per chiunque lo, lo, lo dovesse fare, eh, eh, si tratterebbe di un'impresa titanica. Tuttavia c'è un cane che sta cercando di fare invasione in diretta. Gigi è, è, è il nome: è Gigi che dice voglio giocare stasera, dai, che sono stato fuori un po'. Deve essere quello. Ma comunque, adesso io già non so. Ho letto, non mi ricordo che, che testata, esatto, testata nazionale, però nell'edizione locale ha scritto che Giorgiavic sarebbe a rischio in caso di sconfitta contro Milano. Ecco, non diciamo. Io, cioè, chi l'ha scritto evidentemente avrà le sue fonti, non lo metto in dubbio, non sto dicendo nulla contro chi l'ha scritto, ma non facciamo idiozie, nel senso che se licenzi un allenatore, se esoneri un allenatore perché in Italia perde contro Milano, eh, boh, non lo so, si vede che viviamo in un mondo che francamente faccio una fatica bestiale a comprendere perché... Dovete dirmi quale potrebbe essere la ragione per, per esonerare un allenatore che perde in Italia contro Milano, che è due piste avanti a tutti, quando e forse con due piste eh, stiamo già parlando di qualcosa di, di, di poco. Eh, voglio vedere: il proseguo della stagione sarà che Giorgio vissi a Capolina. Penso che lo sappiamo tutti, lo pensiamo tutti, e ce l'ha detto la società stessa sostanzialmente. Ogni due giorni viene accostato un nome diverso alla società, alla, alla, panchina, dalla, alla panchina. Quindi dico: eh, vediamo come potrebbe essere già un bel test, un test di maturità, diciamo societario, globale, anche a livello di squadra, anche per capire su chi puntare eh, per l'anno prossimo, eccetera, eccetera, capire cosa, cosa succede, capire eh, come vengono gestiti questi, questi due mesi. Eh, che mancano alla fine della stagione, che poi alla fine potrebbero essere anche solo un mese in caso di, di disgrazie varie. Però dipende, diciamo, questo, questo finale di stagione. Soltanto, soltanto questo. Allora io rispondo alla domanda di Fabio. Che merita, e poi è il momento del rent. Perché prima di passare al regolamento, eccetera, il rent eh, ce sì, l'ho sì. perché, eh, perché, ovviamente, non possiamo farne una senza. Sei tu l'uomo rent questa settimana? Eh, eh, sei eh, tu, questa settimana chiaro. sono io, questa settimana no, sono vengo, io. Poi mi mandano i messaggi, questa settimana con chi ti incazzi, eccetera, eccetera. No, 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 qua c'è equilibrio, c'è equilibrio. No, assolutamente. no, assolutamente democrazia. Rent è per tutti, eh. Eh, esatto. cioè diamante per sempre, ma rent è per, rent è per tutti. tutti esatto. Quindi eh, rispondo alla domanda di Fabio. Penso sempre di più che l'anno prossimo ci sarà una gran rivoluzione in Virtus. Voi cosa ne pensate? Allora, vabbè, dell'allenatore del si è detto, ma io credo che ci sarà una rivoluzione anche a livello di roster perché se vogliamo eh, prendere di insegnamento quello che è successo in questa stagione quello che è successo nel momento clou perché ricordiamolo, la stagione della Virtus adesso la vedono tutti da buttare perché ha perso quella partita che era la più importante, se d'accordo? Ma ha fatto 20-21, adesso non mi ricordo vittorie consecutive, in battuta, cioè una stagione trionfale se finisce e va in Eurolega anche se perdi la finale da un certo punto di vista, non dico che non frega nessuno perché sarebbe sbagliato, però raggiungi il tuo obiettivo con una serie di vittorie incredibili, eccetera, eccetera. Eh, ora i due punti di domanda ci sono. Posso dire una bagiannata? Meglio nell'ottica di, se vogliamo ragionare sul progredire, fare le, le cose step by step per la Virtus. Quasi meglio, ovviamente mio diranno i tifosi della Virtus, se lo so, magari dirò una cosa impopolare, ma meglio prendere una porta in faccia da subito e non illudersi che basti mettere dei soldi sul banco per entrare in Eurolega. Serve il campo. E adesso poi entrerò nel tema del rent. Però potrebbe è il, il blessing in disguise, come si dice. Jovjec, se avesse raggiunto l'Eurolega, probabilmente se ne sarebbe andato lo stesso, però già ci sarebbe un dubbio in più. Dopo tutto quello che è successo, difficile rinnovare Ci Ora siamo sicuri che non succederà, però va via e Teodosic cosa fa? Markovic lo vedo già da un'altra parte. Abbiamo capito che nel ruolo di quattro ci sono dei problemi e ad esempio Vincent potrebbe andare da un'altra parte non essendoci l'Eurolega. I nomi che si erano fatti, Polonara, i vari contatti per il COCE, senza l'Eurolega devono essere ridimensionati. Quindi sono molto interessato e molto curioso perché una certa rivoluzione credo che ci sarà. Se si vuole ripartire da Bellinelli bisogna creare una squadra intorno a Bellinelli che ci possa stare anche Teodosic, sì, ma come ho detto tante volte, allora a quel punto non puoi prescindere da Paiola o da un giocatore magari di più alto livello oggi a 360 gradi, ma un difensore come Paiola. Quindi ci sono forse più punti interrogativi di quelli che ci possiamo immaginare all'interno dell'estate della, dell della, della Virtus. Eh, DCS capace, Fener, abbiamo già parlato? No, non abbiamo parlato ancora, ma siccome eh, il Buon Guaglia e tutti gli altri aspettano il Rent, io metterei la sigla e andrei a Rent e poi eventualmente eh, pensiamo a tutto il resto. Allora, al seguito dell'eliminazione della Virtus dall'Eurocup, se ne sono lette e rilette di ogni tipo. Doveva andare la Virtus in Eurolega perché doveva rilanciare il movimento il tifoso di Milano Fortitudino che esulta per l'eliminazione ah no ma non si può non può, non può esultare per l'eliminazione della Virtus perché è un male per tutto il progetto tutto il percorso tutto quello che è il movimento eccetera e no ma allora dovevamo essere tutti allineati sul fatto che la Virtus dovesse andare in Eurolega ho letto delle robe anche allucinanti per quale motivo ci sono due francesi e tre russe in Eurolega e l'Italia non può avere una wildcard con la Virtus è semplicissimo. Una francese e una russa si sono guadagnate sul campo la possibilità di giocare l'Eurolega l'anno prossimo. Fine. Le altre erano già dentro, quindi non c'è neanche da raccontarci delle cose particolari. Passiamo da o il campanilismo, in cui per forza la squadra italiana, che ha un progetto, che ha dei soldi, deve partecipare. Oppure dall'altra parte, no, ma perché? Allora, uno, il tifoso di Milano, della fortitudo, di altri, quando perde la Virtus ne gode po po poche cose non ci giriamo intorno il tifoso della Virtus se Milano va fuori dall'Eurolega e non va alle Final Four secondo voi si pone il problema del fatto che eh no ma il movimento meriterebbe una squadra italiana ai Final Four gliene frega gode perché Milano è stata e quella è la parte del tifo mi stupirei del contrario mi stupirei del contrario facciamo un discorso tra virgolette giornalistico di interesse nel movimento una squadra in Eurolega avrebbe fatto bene al movimento italiano? Sì, avrebbe dato più lustro, ma si tratta di una squadra in mano a un magnate che mette dei soldi, che crea una realtà e anche con delle prospettive. Ma il movimento, secondo voi, che la Virtus giochi in Eurolega o non giochi in Eurolega, cambia di qualcosa? Facevamo diverse metafore nel nostro gruppo Telegram, qualcuno ne aveva fatte anche di azzeccate. Ma se un, un grattacielo noi lo facciamo bellissimo, un attico della Madonna vista mare, ve la guardiamo il tramonto, eccetera, e poi c'è le fondamenta di sabbia. Ma voi credete che quell'attico lì è così bello? No. Il problema del movimento è che il movimento tendenzialmente fa acqua, sta muovendosi in alcuni modi nella giusta direzione. E non sto dicendo quello, c'è qualche passo positivo. Ma pensate che l'Eurolega della Virtus avrebbe cambiato qualcosa nel movimento del basket italiano? No, perché io, francamente, non, non ho idea di come questo possa succedere. Francamente, non lo capisco. Dividiamo il tifo, il tifoso godrà delle disgrazie altrui sempre. Ed è giusto che lo faccia, perché tanto gli ritornerà indietro. E questa è la base del tifo. Se invece vogliamo fare dei discorsi un po' più esternalizzati dal tifo. Pensare che la qualificazione dell'Eurolega della Virtus avrebbe portato qualcosa o che dovesse essere così garantita da una wild card dai, dai soldi, per me siamo completamente fuori strada. Ma ve lo dire che veramente non capiamo, non siamo tanto meglio delle persone che hanno messo movimento in movimento in queste condizioni. Allora, allora, la faccenda è estremamente mm, chiara e complicata allo stesso, allo stesso tempo. Io dico, sono abbastanza gandiano questa settimana, anche perché siccome a seguito di un paio di articoli ho ricevuto una certa mole di insulti, ho capito che c'è cioè, la metodologia gandiana della risposta sulla, al leone da tastiera, è quella che funziona meglio. Li fai tornare subito dei, dei cucciolotti che non hanno assolutamente più nessuna aggressività. Il tifoso gode per le sconfitte altrui, ma è normale, ma ragazzi. Cioè, tifare, fare una volta durante questa diretta, ancora quando eravamo solo non video, diciamo, l'ho detto, ti fare vuol dire essere perdutamente innamorati in questo caso di una squadra. E visto che perdutamente ci si innamora anche di una o di uno che ti fanno le corna, eh, vengono giustificati i tradimenti, eccetera, eccetera. Si continua a fare per la squadra quando vince, quando perde, eccetera, eccetera. Poi c'è chi reagisce in una maniera più critica, c'è più chi reagisce. Uh, amando ancora di più la squadra per cui tifa nel momento più difficile mm, le, le beghe tra tifosi io sono più bravo di te, io sono più tifoso di te perché faccio questo, faccio quello mi interessano assolutamente zero però il tifoso gode ed è giusto così sfottò, rivalità, tutto quello che vogliamo va benissimo il movimento italiano dalla qualificazione della Virtus a livello di movimento, cioè di quelle fondamenta che c'è bisogno di rivoluzionare totalmente per poter diventare qualcosa e io sostengo che questo deve accadere ma su una base quinquennale se non decennale perché noi adesso stiamo per essere superati anche da altri campionati europei nonostante il livello delle squadre sia un po' salito ma non sta salendo la base quindi non mi interessa se Virtus e Milano sono sempre più forti non cambia il movimento. Virtus e Milano sono più forti. Se Milano vince l'Eurolega quest'anno, il movimento italiano è sempre, eh, perdonate la franchezza, nella merda. Perché non ha impianti? Perché ha società che sono sull'orlo del fallimento? Perché ha regole che non si capiscono per questo, per quello? Perché gli allenatori delle giovanili non vengono pagati per mille cose. Quindi, eppure dici: eh beh, ma Milano ha vinto l'Eurolega, quindi siamo l'espressione: no, non siamo l'espressione di niente. Siamo l'espressione di Via Borgonovo 11, sede del gruppo del signor Armani. Punto, fine. Se dovesse succedere. Detto questo, sicuramente. Non sarebbero cambiate le basi, ma sarebbe fortemente cambiato un po' di interesse in quella sinistra maniera tutta italiana per cui le cose si cerca di farle dalla punta della piramide invece che dalle basi. Perché in Italia si cerca sempre di fare così: in Italia siamo qui a pensare su cosa fare per l'ammissione alla Serie A legittimo, va benissimo, tutto giusto verrà fuori un campionato a 6 probabilmente se dovessero passare metà di quelle regole di cui ho letto va benissimo, però la realtà la realtà è quella che dice che ci vorrebbe una riforma molto più in basso, perché qualunque casa si costruisce dalle fondamenta non ho mai visto costruire prima un attico per quanto bello, fantastico ed essere costruito su un castello di sabbia, caspita, ma questo però lo sanno anche i bambini all'asilo al primo anno di nido probabilmente glielo insegna la maestra quando gli fa mettere i cubettini di legno uno sopra l'altro. Quello che mette più in alto non sta su se non ci sono quelli sotto. In Italia questo non lo vogliamo capire a livello politico, a livello finanziario, a qualunque livello. Si pensa alla testa e, e non al fondo. Fatta bella la testa e buonanotte. Però è anche vero che giornali, televisioni, eccetera, ci avrebbero aiutato tantissimo. Tant'è che... La cosa più triste che io ho letto non sono certi tifosi che hanno diritto e quasi il dovere nell'essere tifosi di pigliarsi in giro, ma sono pseudo giornalisti, commentatori, blogger, gestori di siti, eccetera, che si fingono conoscitori e portatori del verbo della pallacanestro e poi godono tremendamente per l'eliminazione della Virtus. Ora, ma avete anche poco cervello? Se la Virtus va in Eurolega, tutti noi siamo molto più seguiti. Non lo, volete che ve lo dica io? Io ho un sito che eh, si chiama Euro Devotion e che parla di Eurolega. Eh, secondo voi, io non avrei fatto carte false? Per me, mercoledì sera è stato il giorno più duro e difficile della stagione nell'ottica del seguito che poteva venire fuori per il mio sito perché avere basket City in Eurolega era un'altra cosa, questo lo dico egoisticamente ma ho il coraggio di dirlo chi invece fa questo mestiere se possiamo chiamarlo mestiere sebbene dilettantistico come noi amatoriale, più, più bella come parola rispetto a dilettantistico passionale, forse meglio dirlo, definirlo così se si rallegra per l'uscita della Virtus eh, siamo a livelli di eh, quoziente intellettivo non cestistico ma generale abbastanza bassino ecco, questa è stata la cosa veramente triste, tutto il resto, ma siamo d'accordo. La Virtus andava in Euroleg, quindi cosa pensavamo? Di avere 16 società sane al via della prossima LBA? Eh, cosa pensavamo? Di non dover vedere i palazzetti, non me ne vogliono i tifosi di Brindisi. Ma io ho visto la partita, l'ultima che ho visto perché ho intravisto, perché io la LBA la intravedo, io guardo la Liga. Eh, mh, sì, Brindisi-Milano, ma noi dobbiamo avere ancora un prodotto televisivo in cui c'è una partita che si vede, non si può vedere la parabola di un tiro e niente perché le telecamere sono in, praticamente in soffitta. Dobbiamo giocare la Serie A ancora in palazzi del genere. Brindisi è una stupenda realtà, giocano da Dio a pallacanestro, sono divertenti da tanto tempo e, e tutto quanto, però non si può, non si può assolutamente vedere... Una cosa del genere, quindi questo cambiava se la Virtus andava in Eurolega, ne sto dicendo una di cento. Cambiava che gli allenatori delle giovanili venivano regolarmente pagati e non gli veniva dato un rimborso spese da fame. Cambiava il fatto che in tutti i nostri siti, anche quelli che lavorano più seriamente, e magari sulla qualità possiamo. Eh, Decidano pure i lettori e, e gli ascoltatori, ma sulla serietà dell'impegno, eh, onestamente ci metto la mano sul fuoco, per il mio come per il, come per il tuo. Cambiava il fatto che c'è tanta gente che fa un sacco di sacrifici per scrivere, per commentare sui nostri siti senza ricavarne sostanzialmente una lira? No, non cambiava assolutamente. Quindi mh, scindere, scindere le due cose, certo, il commentatore che si rallegra. O che fa battutine imbecilli sui social, francamente, eh, cavoli suoi, grande tristezza. Chiuderei, con, chiuderei la questione RENT con il primo logo del rantismo che ci è arrivato proprio oggi nella chat Telegram, e Mi ringrazio Michele, eh, settimana scorsa tra eh, sabato e lunedì abbiamo indetto... <coughs> Innet, scusate, questo specie di contest più o meno dove volevamo qualche logo, qualche idea da mettere sulla maglietta, insomma, da mettere su un cappellino, qualcosa, qualche disegno che potesse essere accattivante riguardante il rantismo e grazie mille Michele perché questo è stato sopprodotto, aspettate che ve lo faccio vedere bene, vi tolgo anche il banner sotto Primo logo, prima proposta di rantismo, eh, già, già direi di, di un certo livello. Dio di certo casa di carta direi: eh? direi è casa <ride> esatto. Di carta, come... esatto, esatto, ci sta assolutamente. Quindi, ovviamente, innanzitutto, grazie a Michele che si è sbattuto per farlo ed è. Penso e spero il primo di, eh, di, diversi, di diverse proposte grafiche, più o meno belle, non è un problema. L'importante è che siano ovviamente simpatiche, poi ci ragioneremo. Magari tra qualche tempo faremo eh, un sondaggio anche tra tutti i nostri follower ascoltatori e decideremo cosa piazzarci sulle magliette. Alberto, direi veramente due minuti a testa di numero su questa roba qui, ovvero. Ce l'ha chiesto ad esempio questa mattina Marco, eh, un follower di Backdoor da di lunghissima data, il nuovo regolamento di Eurocup, che a mio modo di vedere do una mia valutazione. Ovviamente, i nerd che ci seguono, i nerd cestisticamente parlando, che ci seguono, sicuramente l'avranno letto rinnovo del format di Eurocup ve lo lascio qui intanto parlo sotto eh, così potete magari leggerlo se non l'avete fatto vira in un'ottica Eurolega di dare garanzia di un tot di partite casalinghe e quindi un tot di revenues sperando che ci si possa e speriamo, la, la speranza è la prima cosa si possa tornare al palazzetto perché i due gruppi del round robin garantiscono delle partite quindi, secondo me, questa è una cosa intelligente. Dare delle garanzie. Al netto delle licenze, su quello non mi soffermerei neanche tantissimo. Garantire economicamente a delle squadre che partecipano all'Eurocup e quindi fanno degli investimenti economici di un certo tipo un determinato tipo di ritorno. E anche sulla questione economica ci ritorneremo in ottica Eurolega, perché come ben sapete qualcosa è successo. Quindi, secondo me, pollice alto per questa logica pollice basso invece per una fase finale che prevede partite secche dagli ottavi alla finale. Ecco, onestamente questa mi piace molto meno perché una serie di playoff anche a tre partite, a cinque sono sicuro, a sette neanche ho il minimo dubbio, a tre magari qualcosa può succedere, però da una serie di playoff nel 99% dei casi esce la squadra migliore da un'eliminazione diretta non è detto che esca la squadra migliore ma probabilmente uscirà la squadra più forte sì o magari più in forma o magari che in quella sera imbrocca la partita ecco ridurre un round robin di quel due round robin per i gruppi a quel livello per poi dare tutto in pasto a quella che è una piccola March Madness che in NCAA ha un senso in Eurocup dovendo generare delle licenze, poi per l'Eurolega che sono le stesse che c'erano quest'anno. Io, francamente, qualche dubbio ce l'ho. Non mi piace proprio per niente l'idea di affidare a delle partite secche tutto, tutto quello che sono le qualificazioni all'Eurolega, eccetera, eccetera. Potrei capire la finale. La finale la posso anche capire. Due squadre arrivano, sono in Eurolega, si giocano la coppa e perché in tantissimi sport la finale è singola. Si gioca, la finale chi vince vince. Tutto il percorso onestamente mi piace poco, devo dire la verità. Sono abbastanza d'accordo, dico due cose sole. Io eh, allora innanzitutto capisco la necessità di far giocare due gruppi da dieci, far giocare almeno nove partite eh, nove partite casalinghe per garantire determinate entrate. Va tutto bene, anche perché poi l'Eurocup è una coppa assolutamente di, di livello. Tutti gli anni, a mio parere, le migliori squadre di Eurocup sono migliori delle ultime di Eurolega. Esattamente come eh, si dice spesso che quelli che vengono a Serie B nel calcio, le migliori di Serie B sono, sono meglio delle ultime di Serie A al momento. Ecco, ritengo che, che sia così, ma questo è un parere mio che conta poco o nulla. Quindi, bene le nuove partite, sicuramente nuove partite di livello. Bene, dare stabilità economica con le licenze che vengono date, eccetera, eccetera, col fatto di. Farla diventare in maniera fissa l'ascensore verso l'Eurolega, non c'è ancora chiarezza sul fatto se l'anno prossimo Monaco o eh, Kazan, in questo caso direi Kazan perché è arrivata davanti. Per, per, le, per la fase, diciamo, regolare di Eurolega di Eurocap e la top 16. Dovesse fare i play-off di EuroLega, varrebbe regolamento. Stabilito nel luglio del 2019 per cui le, eh, se le due provenienti dall'Eurolega, se la migliore delle due provenienti di Eurolega facesse i playoff, ha garantito l'accesso all'Eurolega seguente, cioè la prossima Eurocup in, in, uh, in parole più semplici, dà veramente due accessi alla successiva Eurolega oppure due, ma forse uno se Kazan fa i playoff. Questa è una domanda in cui non è, alla quale non c'è ancora risposta. Io sapevo, sapevo per delle informazioni che, che ho avuto, che si stava cercando di evitare un grave problema che c'era stato quest'anno, perché intendiamoci, che il tabellone fosse totalmente sbilanciato dalla parte in cui l'ha giocato la Virtus, era abbastanza chiaro. Virtus, Badalona, Kazan, Cuban, follia rispetto all'altra parte. L'altra parte buone squadre, Gran Canaria buona squadra, Monaco ottima squadra però poi c'erano Budus, Nost e Metropolitan, Le Valois, ecco ehm, molto, molto scherzi, diciamo degli accoppiamenti dei gironi, dei sorteggi che hanno portato a questa situazione. Sapevo che si voleva fare una cosa a livello di teste di serie basata sulle ultime stagioni europee, e tutto quanto, per evitare questa cosa, per fare in modo che alla fine, la finale la giocassero. Le due squadre più forti, se queste squadre si erano dimostrate le più forti, però di non, diciamo di non farle incontrare prima. Faccio fatica a capire, visto che sarà 8 contro 8 nelle, nelle serie di playoff, come questa cosa verrà gestita cercando di evitare quei famosi scontri tra i titani, tra le due, tre, quattro squadre migliori, prima delle semifinali della finale. Ecco, questo non l'ho, non l'ho capito, non l'ho capito bene sul resto, sono, sono perfettamente, perfettamente d'accordo con te. Eh, quando dici che la, la, la finale diciamo una sorta di final eight con partita secca si presta a, così, a, una, a una marea di, di, di sorprese che francamente secondo me non si conciliano bene col fatto che un arrivare nelle prime due ti garantisce la presenza in Eurolega quindi una cosa decisamente più importante che vincere l'Eurocup perché alla fine Ok, che i trofei sono quelli che rimangono e tutto quanto, però andare in Eurolega è molto più importante che vincere l'Eurocup. Cioè vincere l'Eurocup è bello, è importantissimo oggi, soprattutto perché ti dà l'accesso all'Eurolega. Una volta era un titolo a sé, oggi è così. Quindi eh, non capisco, vista anche mh, la, la formula azzeccatissima della. Dell'Eurolega che forse potrebbe avere in un futuro un allargamento dei playoff, delle squadre ammesse ai playoff, ma questo è tutto un discorso in divenire: perché non fare le otto serie, eh, serie al meglio delle cinque e poi arrivare alle final four? Eh, sarebbe stato la final four, ha comunque un suo fascino la Final Four se vuoi, volevi fare un evento meno costoso, anche un giorno in meno, può essere cosa la giochi sabato e domenica, la Final Four non hai bisogno di farla in un'arena magari da 15-20 mila posti, come sta cercando di fare Eurolega, si può fare in delle belle nuove arene anche più piccole, in modo che hai la garanzia dell'esaurito e non dello squallore eh, dei, dei posti vuoti e tutto quanto, sarebbe potuta essere diciamo un, una buona soluzione intermedia tra quella che si è presa oggi è quella che, eh, come dici tu, della serie finale che garantisce sempre che vinca quello più forte, che poi è, quello, è la bellezza della parola playoff, è quello che noi dobbiamo tutti agli americani, perché la crudeltà dei playoff è, è, è tanto grande quanto la sua verità che esprime. Io nei playoff vedo molto, molto raramente vincere chi è meno forte decisamente così Alberto allora adesso dobbiamo parlare passando all'Eurolega eh, dobbiamo parlare dei premi perché ci sono i premi Backdoor Podcast i premi Euro Devotion e i premi dei nostri follower allora dobbiamo provare a tra virgolette violentarci di commentare i nostri premi in modo molto molto rapido perché se no non ce la non ci stiamo eh, dentro e sforiamo, sforiamo in Milano Virtus quindi ci saranno i nostri premi, i vostri e quelli di Euro Devotion. Quindi ci sono anche delle grafichine interessanti, vi dico quali sono stati i voti. Quindi facciamo così. Partirei direttamente con il difensore dell'anno e qui noi siamo allineati, il nostro pubblico no. Qual è stato il tuo difensore dell'anno? Pierre Henry. E anche il mio è stato Pierre Henry che è, diciamo, non ha bisogno di commenti. Cosa hanno votato i nostri, i nostri carissimi follower. Intanto vi do un piccolo indizio. Eh, vabbè, me era scontato. <ride> era, una scelta, era una scelta di vita, diciamo, o sceglievi quello sul perimetro. In mezzo, in mezzo ci sta sempre Kurbanov. <ride> Ma sai che qui. cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? Adesso ti dico le percentuali del difensore dell'anno dei nostri follower su Twitter. Bulgare. 55% Tavares ah. ci sta. 27% Kyle Hines, Terzi a pari merito. Brandon Davis, Corey Higgins, Michael Roll. Pierre Henry non c'è. Beh, mi permetto con tanto amore verso, verso i lettori e gli ascoltatori. Michael Roll va bene, anch'io. A volte metto, cioè, capisco l'amore verso i propri giocatori, però mi, sembra, mi sembrano le votazioni dell'All-Star Game quando c'erano i giocatori cinesi <ride> esatto. che erano aperti alla Cina. Dice 3 miliardi di persone hanno votato per Yao Ming all'All-Star Game. E cazzarola, ci credo, sono tutti cinesi, volevano vedere un cinese, mica quello più forte. Eh, insomma, sentire Michael Roll, eccetera, Pierre Henry, che manca. Dico una cosa sola, grazie al. Regalino, che mi hai fatto, cioè farmi consultare alcune statistiche, risulta che il Bascogna, e in gran parte grazie al lavoro di Henry, sia la squadra che segna più punti 13,65. Vado a memoria, ma siamo lì sì, si dalle li, palle perse li. avversarie. 13,65. Prima squadra nettamente di Eurolega per punti segnati dalle palle perse avversarie. Ecco, andate a vedervi qual è la ragione principale per cui il Bascogna perde cioè fa perdere tanti palloni agli avversari e si trova molto spesso con un'autostrada diretta a canestro uh, no, questa non, non sono, sono d'accordo poi ci mancherebbe non sono d'accordo neanche sul secondo posto di, di, di Kyle il eccelso difensore però in determinate situazioni in altre soffre, soffre tanto sì, sì, anch'io dissento in modo assolutamente civile, ma dissento assolutamente. Secondo premio, Rising Star, ovvero la stella, il giovane che si è messo più in, uh, in luce. Euro Devotion legge Usman Garuba. Backdoor podcast e legge Roccas Yokubaitis. Sapete dal podcast che io ho aperto, il, ho acceso Roccas Yokubas? Quindi ovviamente. Se avrei giurato, eh, lo sapevo. <ride> ovviamente. Era, lì, era, era il mio secondo, eh, eravamo lì. Non ci vuole molto. Ci sta, ci sta. Eh, adesso ti faccio vedere cosa hanno votato i nostri, i nostri follower. Questa volta eh, mi trovano d'accordo perché eh, hanno votato Rocas Iocubaitis e adesso ti leggo anche i, le percentuali. È stata sostanzialmente una maggioranza bulgara, perché ma sai cosa faccio adesso prima di tutto? Togliamo sto coso che eh, ostacola, mettiamola così. Ecco, eh, maggioranza bulgara con il 70% che hanno votato Rocas Iocubaitis e poi ci sono secondi a pari merito Carlos Alosen, nomination che ci può stare, Sede Kerkis, Lammers, il tuo Garuba, ecco Baldwin mi sa che è andato un po' fuori la, dalla, dalla anni, concezione no? di Rising Star, però vabbè 20. ci sta, dai, non, non, sì, col, però non 20, colpevolizziamo. Il, 20, il, il Rising Star di Eurolega deve avere entro i 22 anni, quindi deve essere esatto. al, massimo del, al massimo del 99. Esatto, Chi è nato esatto, prima del quindi... 99 non è più Rising Star. Assolutamente. Allora, vai, beh, siccome avevo mollato un po' Henry, Energia Infinita, il buon acquisto, è, insomma, ci. Ah, aspetta, perché Rick, ad Rick lui spara, spara la bomba e tira via la mano perché lo sa. L'anno prossimo, dicono Tristan Vukcevic. Beh, sono. Sono d'accordissimo, io lo sto, eh, lo sto seguendo. Ricchi in versione Lecchino qua, eh, se mi posso permettere. No, però devo dire che, ah. che dall'inizio dell'anno e anche su stimolo suo e devo dire con un, con un grande lavoro di, di Giorgio Mastro Giacomo abbiamo fatto una bella ricerca su tutti i profili emergenti, alcuni veramente anche molto sconosciuti e Vukcevic era stato uno dei primi. Io devo dire, l'ho visto domenica col Barcellona, eh, L'ho rivisto, rivisto fare una partita più negativa come impatto generale, anche perché è meglio di quella giocata col Barcellona in cui sembrava, eh, cioè, sembrava lui Mirotic. Ok Mirotic d'altra parte, ha fatti 17 nel secondo tempo straordinario. però una partita di quella maturità vedere proprio come, come si dice: teneva il campo, proprio nessuna, nessuna esitazione assolutamente. E poi, infatti deve aver sentito almeno 36 volte bien bien, che adesso nel silenzio si sente sempre la vociona di Laso quando lo senti, bien 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 dice solo bien quando le cose non vanno poi quando deve dire altre cose non si capisce niente perché parte smadonnando in, in Vittoriano stretto e lì, e lì è dura però questo, poi contro Tenerife martedì sera ha fatto una cosa, andate a cercardela andate a vederdela, un canestro ha fatto due punti e niente di... Cioè partita dall'impatto molto inferiore, ma una roba per un 2,9 m che secondo me, 2,8 e 9 che credo per la muscolatura che ha possano diventare ancora 12-13, secondo me. Eh, cioè perché lo vedo ancora con quella muscolatura, ancora da farsi. Madonna mia, ha fatto una roba che veramente che la vedi fare alle guardie. Diciamo, la guardia ha 1,96 m. Eh, fantastico, fantastico. Passiamo al sesto uomo che ha aperto un po' di, eh, di cose. Noi abbiamo eh, votato al, all'unanimità, eh, io e te, e quindi lascio l'onore a te di dirlo. Che però è un sesto uomo, passami il termine, un po' farlocco se vogliamo vedere. Non ci sono più i sesti uomini di una volta. Il Franco Boselli non c'è più, il, il Barone non, non, non c'è più. Diciamo oggi il concetto di sesto uomo, Rodriguez è il sesto uomo a Milano. No, cioè eh, sì, no, diciamo io l'ho messo come sesto uomo, nel senso che l'ho messo come eh, praticamente come mh, il, il, uno che arriva che entra sì, dalla panchina cambia le cose. Io ho messo Shane Larkin, però ne, eh, io ho, messo, eh, esatto. io ho messo Shane Larkin per lo stesso motivo, e devo dire la verità: questa volta forse. Nello spirito del premio ci hanno forse più preso i nostri, i nostri utenti. Noi siamo andati con quello proprio netto, cioè proprio quello che veramente rompe le partite. Nella logica del sesto uomo i nostri utenti hanno fatto questo tipo ci di sta, voto. Ci sta, molto bene. Sì, 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 assolutamente. Assolutamente sono d'accordo con il 33% del eh, dei nostri utenti che hanno votato Kyle Kuric. Ottima scelta, assolutamente. C'erano anche tanti, quindi, anzi, facciamo così: faccio un inciso. Ringrazio Luca Guaglianone, nostro Twitter media manager, perché ha fatto un lavoro clamoroso, ha raccolto tutti i voti di tutti, ma ha fatto le percentuali. Quindi, io se vi sto raccontando questa cosa è esclusivamente per merito di Luca, perché io non avrei mai avuto tempo e modo di farlo. Invece, lui si è messo lì, si è calcolato tutto. Quindi, davvero chapeau per il nostro Twitter media manager Luca Guaglianone. Continuando il ragionamento, 33% Kai Kyuri, 22% Pieria Henry e poi a pari merito ci sono Trey Tompkins e Jaycee Carroll al 17%, quarti a pari merito Kevin Panther, che però non capisco perché sia lì e franca, vabbè, questo lo ignoro e eh, Nicola Kalinic con il, il 6%. Quindi questa è stata un pochino la, la ripartizione di voti i e, uh, e nomi per il sesto uomo direi bravi onestamente mi trovate mi trovate abbondantemente sì, sì. d'accordo sul sesto uomo passiamo alla sorpresa della stagione sorpresa della stagione che eh, allora noi tra di noi abbiamo diviso il premio tra sorpresa e most improved player non ve l'abbiamo proposto noi abbiamo messo solo la sorpresa quindi anche i vostri ragionamenti i vostri voti sono stati abbastanza, abbastanza attinenti la tua sorpresa della stagione Wade Baldwin. Wade Baldwin, effettivamente, anche, anche per me, anche per me, anche per me assolutamente Wade Baldwin. Eh, Twitter dice, e ovviamente facciamo un pochino di spoiler sull'altro premio, eh, Twitter ha votato, e direi sempre nel ragionamento sorpresa, most improved Achille Polonara. Infatti il nome è most improved player of the year, però il ragionamento è sostanzialmente quello. Noi facciamo spoiler alberto. Nel nostro most improved abbiamo Polonara. messo Kille Polonare. Assolutamente. Polonare sì, sì, ma infatti, Quindi, sai, io ti avevo chiesto come era, la, la, divisione, com era sì. la divisione, come doveva essere considerata. A parte che eh, faccio, scusami, un, un piccolo chiarimento. A queste domande, siccome in questa settimana tutti i miei ragazzi erano incasinati con 7 milioni di presentazioni, e cosa ho risposto praticamente io? Quindi eh, i premi noi Euro Devotion li tireremo fuori tra i playoff e la, 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 i, veri, diciamo, i veri premi, i veri voti di Euro Devotion della nostra redazione li tiriamo fuori alla fine dei playoff nelle tre settimane che ci sono prima della, della, della Final Four. Eh, questi sono più. Eh, Pareri, pareri miei condivisi da tanti, però è, è, giusto, è giusto dirlo perché magari interviene... Sì, anch'io Ru... per Backdoor ho fatto in autonomia, quindi... Sì, eh, quindi è, è, giusto, è giusto dirlo. Dai, eh, Baldwin sì, Baldwin Polonara era proprio il discorso di dire qual è la sorpresa. Certo, mi ha sorpreso Polonara, però secondo me a me ha sorpreso di più Baldwin perché Baldwin l'avevo visto molto male, male, male. Nella sua precedente esperienza europea all'Olimpia all'Olympia, quando l'ha preso quest'anno al Bayern, ha detto: Sì, hanno preso Baldwin, va bene, giocatore di rotazione, niente di che. È. Giustamente, Rick dice: Reynolds era ovviamente il runner up del, di quel premio, mm. probabilmente senza ombra di dubbio. Eh, forse ecco, come diceva giustamente Alberto, visto qualche lampo col Maccabi. Che diventasse questo mai nella vita, mai, nella vita, no. mai nella vita, però qualcosina, cioè Baldwin è stata una deflagrazione, cioè la, la stagione di Baldwin è stato veramente qualcosa che non era, non era legito. Più o meno però, come no. le sue penetrazioni, una deflagrazione come quella, come quando attacca il ferro. Ecco. Esatto, 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 assolutamente. Andiamo al eh, coach dell'anno, coach dell'anno difficile. Eh? Coach sì, dell'anno difficile, quest'anno perché c'erano talmente tanti coach che potevano vincerlo, che non, non saprei. Tu che sono curioso di sapere tu chi hai votato, perché perché non ti sei mai sbilanciato a riguardo. No, infatti, vabbè, ma trinchieri senza nessun, cioè non, non, non si possono avere dubbi. Ora diciamo rapporto qualità prezzo chiamiamolo così rapporto, <ride> rapporto roster pallacanestro vista io, io guardo la classifica di Eurolega e ti giuro dico ma è vero cioè è vero non è 13-21 non è girata poi guardo il roster del Bayern e dico eh Cisco uh, Willerbeb eccetera cioè, mh, e poi eh, momento Marchetta posso? Devi lunedì, devi lunedì mattina su Euro Devotion una graditissima collaborazione e una bella lezione di come si scrive per noi, eh, diciamo aspiranti tali. Io, eh, come ho detto a Fabrizio eh, Provera, che scriverà un bellissimo eh, ha scritto un bellissimo articolo sul duello Messina-Trinchieri. Lui, che si è definito un trinchierologo, uno studioso eh, di trinchieri. Lo sappiamo, lo sappiamo. Lui è quello che l'ha definito il poeta guerriero, in tempi non sospetti della, della, della grande Cantù. Ha scritto un pezzo veramente, a mio parere, straordinario. Un pezzo che mi ha distrutto perché io, onestamente, pensavo di scrivere benino. Benino, eh. Non... Poi ho letto il pezzo di Fabrizio. Mi sono sentito veramente, ma non un dilettante, un un nulla ecco però eh, leggetevelo è lungo prendetevi dieci minuti ma è veramente a mio parere un, un capolavoro detto questo c'è eh, una parte dedicata a Messina una dedicata a Trinchieri Trinchieri è nettamente l'allenatore dell'anno vabbè dai metto anche la grafica perché ovviamente è stata abbastanza un plebiscito ancora più che Iokubaitis se ci mancherebbe però 88% eh però 88% non è il 100%, non è Steph Curry unanimo MVP, perché qualcuno ha votato, secondo e pari merito, direi uno e uno, uno Xavi Pasquale e l'altro Martin Schiller. Quindi, eh, vabbè, eh, diciamo difficile andare oltre, qualcuno che la può pensare fuori dal coro. Eh, ci sta, lo, lo fa sempre quindi va bene però eh, mi fermerei veramente qui non andrei, sì. non andrei assolutamente era più scontata di tutte queste proprio non aveva nessuna infatti a tal proposito è bellissimo perché il premio più importante ovvero l'MVP tra me, te e il nostro pubblico ci sono tre nomi diversi, il tuo il mio Jan Vesely. Il mio è Vassilie Mizic, e eh, vabbè, diciamo, non, ci, non, ci sono, non ci sono difficoltà. S ovviamente quello dei nostri, dei nostri utenti è Nicola Mirotic. Direi, per analizzare molto banalmente, tre nomi che ci stanno, Mirotic al 78%, quindi siamo in zona, in zona trinchieri più o meno e probabilmente... Vulga, Esatto, probabilmente, quasi sicuramente lo vincerà lui, ma io l'ho voluto comunque dare a Vasilie. 22% invece al secondo posto Vasilie Mitsic. Non sono contemplate altre possibilità. L'MVP è stato sostanzialmente una guerra a due per i nostri, i nostri follower di Twitter su questi, questi due giocatori. Direi, posso fare una, citazione, una citazione per un giocatore che forse eh, che credo vada citato. Al momento in cui la, spa, la sua spalla ha, fatto, ha detto stop contro il Bayern di Monaco a metà di gennaio, Nicola Milutinov stava giocando. oltre a essere l'MVP del mese di dicembre, eccetera, aveva portato la sua squadra lui, davvero dominatore. È vero che c'era anche un grande Mike James in quel periodo, tutto quello che vogliamo però lui stava facendo non la differenza stava dominando, sembrava il papà che gioca con i bambini piccoli come ha fatto ad esempio a Milano al forum con tutti i lunghi di Milano facendogliene Heinz, non Heinz Tarceschi, tutti, chiunque gli passava di lì, ma l'ha fatto con tutti i lunghi d'Europa, ecco è difficile è chiaro che è impossibile che un premio di MVP vada a un giocatore che si è fatto male il 15 di gennaio, 16 di gennaio quello che era, però se andiamo a prendere il valore vero o oh, quel Cesca 12 vittorie consecutive giocando anche una gran bella pallacanestro e dominando in forma, che allora ci fece dire questi chi li ferma. Ecco, chi li ferma? Li abbiamo trovati. Una spalla che, che dice stop, che fa crack, fine. Tuttavia, credo che vada, che, vada, che vada nominato. Poi su chi vincerà, ecco la cosa strana è che secondo me i tempi di assegnazione. Quando l'Eurolega darà i premi, si saranno giocate nelle partite dei playoff, probabilmente anzi, sicuramente. Che, che se ne dica se dobbiamo votare la regular season, dobbiamo votare oggi come abbiamo fatto noi perché quello che succede dopo sono altre cose. Se poi i premi li diamo alla fine dopo le final four, è chiaro che quello che uno fa nella final four inciderà Anni. ancora di più. Ma se oggi dobbiamo dire l'MVP di regular season, è una questione. Darli dopo, francamente, secondo me, è sbagliato perché è chiaro che se. L'Efes vince una partita per una stoppata di, non lo so, di Dunston all'ultimo secondo e vince l'Eurolega. Viene da dire che Dunston è il difensore dell'anno? No, non è il difensore dell'anno, è il difensore di quella partita lì. Magari è l'MVP di quella partita lì, però. Va bene, allora facciamo così, passiamo ai quintetti adesso perché noi right. abbiamo chiesto il primo e il secondo quintetto l'abbiamo fatto noi e l'avete fatto voi noi ci abbiamo aggiunto un pochino di guacamole proprio da nerd, da malati di mente dell'Eurolega sappiamo che lo siete anche voi abbiamo voluto differenziarci un attimino dando anche il quintetto, l'ho chiamato il quintetto del sottobosco quindi quei giocatori poco conosciuti non se li fila nessuno, ma che hanno fatto a nostro avviso. Un che stagione. uno l'abbiamo messo uguale io e te nel sottobordo. Allora, almeno uno sono sicurissimo. Sì, 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 uno, e... ce l'ha. anzi, due ne abbiamo uguali. In realtà, ma siamo uno, onesti, uno, ma io sono, sono sicuro preso. che quello che sai tu è quello che effettivamente abbiamo messo. Uguale. Esatto. Allora partiamo dai partiamo sempre con Euro Devotion. Primo quintetto Euro Devotion è Micic, Decolò, Shields, Mirotic, Veseli. Con Sesto uomo Baldwin. Sesto uomo Baldwin. Quindi siccome abbiamo anche una bella grafichina che, eh, che spiega il vostro, il vostro bel quintetto, beh, diciamo che non è un brutto quintetto. Eh. No, no, non mi dispiacerebbe allenarlo, ma nel senso che butto la palla in mezzo al campo e mi giro verso le tribune a parlare con gli amici. <ride> effettivamente effettivamente ci sta ci sta abbondantemente quindi direi un grandissimo un grandissimo primo quintetto io un, un paio di outsider li ho messi devo essere sincero quindi sono andato con Vasilie Micic Kevin Panther Vladimir Lucic Nicola Mirotic e edi Tavares con Sesto Uomo Gianel Reynolds e metto anche la grafichina per noi. Eh, questo è il mio quintetto di questa stagione. Io credo che le prestazioni e l'annate di Kevin Panther e di Vladimir Lucic meritino veramente una sottolineatura con il, quello che è il pennarello: il pennarello quasi, quasi indelebile perché sono stati, sono stati davvero, davvero esemplari e diciamolo insomma sono stati, sono stati notevoli e invece, questo abbiamo detto il backdoor primo quintetto adesso metterò il quintetto scelto dai nostri utenti di Twitter che hanno votato, che non ne hanno messo in campo uno brutto effettivamente questo è il quintetto, ovvero Vlasilje e Di Tavares, ho messo un 6 su Panther ma ho sbagliato Kevin Panther, Nando De Colò, Vladimir Lucic allenatore Andrea Trinchieri Quindi, insomma, ci sta, direi che a parte De Colò è il mio quintetto. È il quindi... tuo quintetto, sì. Io posso dirti che avevo allora il dubbio Tavares-Veseli l'ho anche avuto, credo che alla fine Veseli sia stato più decisivo, però si poteva tirare la monetina, non, non mi esatto, sembrava sì, una sì. cosa assolutamente. Avevo anche il dubbio Lucic Shields, ho preferito Shields perché l'ho visto un po' più continuo fisicamente in in tutto l'anno eh, non metto lo dico tranquillamente mai nella vita Pantera perché secondo me poteva essere un sesto uomo però su Panther ho, ho, non lo so, ho ancora qualche dubbio io, mettiamola così non, 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 tutto personale cioè grandissima stagione non si discute assolutamente voglio ancora capire alcune cose, da martedì le capisco eh sì, mi sa di sì, mi sa di sì, decisamente. Secondo quintetto, Eurodevotion. Pieria Henry, Shane Larkin, Marius Grigonis, Achille Polonara e Walter Tavares. Brutto, eh? Eh, anche brutto. questo bruttino, sì, non mi piace niente. Dai, ma, ma Guduric, non l'avevi messo Goodurich? No? Forse sesto uomo? No? No, sesto uomo ho messo Pangos. No, sesto ho messo Guduric, pa. scusami. Hai messo Guduric e Sesto Grigonis, adesso stavo riguardando Sì, possibile. Sì, sì, scusami, quella era la prima stesura, sì, giusto, ho giocato, andavo con i tre piccoli, con i tre piccoli, giusto. Posso giusto, mettere giusto. la grafica se no l'avrei sturata clamorosamente. No, eh, no, no, ringrazio. giusto, giusto, giusto. Eh, perché ho detto gol secondo vado Small Ball. Giusto. Eh beh, bello, effettivamente bello Small Ball, però molto, molto, molto interessante. Beh, poi Small Ball con Sotto Tavares che tanto... <ride> esatto, fatta tutto. Fa... Fai i centimetri per gli altri. Il eh. quintetto brandizzato, secondo quintetto EuroLega di Eurodevotion eh, è questo. Direi quintetto più che interessante, molto più che interessante. Secondo quintetto backdoor podcast, io ho messo Nando Decolò, Jordan Lloyd, Shavon Shields, Achille Polonara, Ian Veseli e Sesto Uomo, Pierre Henry. Quindi altro quintetto decisamente, decisamente interessante. Ho voluto premiare la stagione di Jordan Lloyd, non tanto perché forse necessariamente faccia parte di questo novero, però credo che quello che ha prodotto in questa stagione e anche all'inizio era veramente un one-man show, meriti perlomeno, perlomeno una, citazione, una citazione nel quintetto. Eh, il quintetto eh, aspetta, vediamo se sei è 38, il quintetto delle capre. Eh, non lo so a quale si riferisce, Donatella, dici quali, a, quale ci, a quale ti riferisci perché avevo perso un pochino eh, i, i commenti. Eh, vai a capire perché l'Olimpia non ha rinnovato ancora Panther, è eh, perché secondo me sulla scrivania di Panther ci sono tante offerte e quindi Panther dirà va bene, sono ok, mi piacerebbe rinnovare, eh, però secondo me aspettiamo un attimino e vediamo quanti soldi mi arrivano, che potrebbe e soprattutto... non essere che... Vi ricordate un'intervistina estiva di Panther, molto 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 sincero, in cui alla domanda perché hai scelto l'Olimpia? Perché è quella che mi ha fatto l'offerta più alta: mm, estate dell'anno scorso, eh, che quindi forse è molto più sincero e più naturale lui di tanti altri baciatori di maglie o cose del genere, ecco. Decisamente, decisamente. Secondo quintetto della nostra community, bellino anche questo, Kevin pengos Marco guduric Shabon Shields, Jan Besseli, Achille Polonara, sesto uomo, Zach Lidei. Allenatore Ettore Messina ci sta eh, alla fine della fiera, ha un senso. Noi l'allenatore dei quintetti non li abbiamo messi, ma eh, giustamente nel, nel sondaggio c'erano, quindi li abbiamo piazzati direi anche qui non, non c'è niente di, di particolarmente, particolarmente sconvolgente, insomma tutto, tutto bene, ma adesso arriva quello che eh. mi piace di più, cioè io volevo fare questo che è il quintetto del sottobosco, e questo è veramente una cosa interessante. Eh, se vorrete potrete farlo su Twitter, scriveteci sia Eurodivotion che Backdoor Podcast, qual è il vostro. Non ve l'abbiamo proposto perché, dai, onestamente volevamo un po' di esclusiva. Quindi volevamo menarcelo eh. un pochino per farvi vedere che abbiamo seguito l'Eurolega le, un, un pochino decentemente. Il quintetto di Sottobosco Eurodivotion è? Cisco, Larenzakis, Howard, Zhubkov e Sertash Sanli Direi grande quintetto, grande quintetto e anche qui assolutamente diritto di cittadinanza per tutti. Io mi ricordo che non avrei dato una lira bucata a Cisco, mi devo ricredere, però mi devo ricredere con la postilla perché in questa squadra tutto bene. Vediamo cosa farà da qui in avanti, però. Però, devo dire, devo dire, un bel quintettino. Oh, finalmente approvano anche i cani. Sì, 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 assolutamente. Al nome di Cisco sono saltati. Forse <ride> stanno dicendo, dicendo cretino, hai messo Sertac Sanli tra il sottobosco, ma già l'anno scorso dominava le partite. Infatti qui avevo dei dubbi, devo dire. Eh. Eh, sarei stato più su un Mustafa Fal, probabilmente, come... Eh, però diciamo per, per, per essere cresciuto ancora ulteriormente ho messo, ho messo lui ecco più che altro no, per, no, sono d'accordo anche perché cioè, la crescita è stata devastante eh, infatti l'ho messo anch'io il quintetto backdoor podcast è Larenzakis, Ponitka, Fontecchio, Lammers e Shanli quindi eh, un quintetto che adesso vi faccio vedere eccolo qui ho messo Fontecchio perché, secondo me, ha fatto una grande stagione. L'ho messo un po' da italiano, me ne rendo conto, perché magari ci potevano essere dei, dei nomi più interessanti. L'Ammer, secondo me, ha un futuro davanti molto, molto interessante. Di Schenley l'hai già parlato tu, Ponitka, secondo me, è la chiave dello Zenit, e l'Arenzakis, anche se ne avevamo parlato in qualche puntata eh, di podcast qualche tempo fa, la Renzakis farà, farà bene, farà bene. Penso faccia bene, 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 bene. questi sono i nostri premi. Poi magari le metteremo anche come grafica nei nostri canali, sia su Eurodivo, su Backdoor Podcast. Insomma, faremo qualche, qualche ragionamento. ho Scelto il contratto migliore. Ponter va a un K. E secondo me. Anche sale. Secondo me, Sale. Sì. Donatella, giustamente dice. Qual è il vostro quintetto delle delusioni? E questo è vero, non l'abbiamo fatto, dobbiamo pensarci. Magari la settimana prossima lo buttiamo lì. Buona, buona domanda, ci trovi impreparati perché non l'abbiamo pensato, per ragionarlo lo butteremo, lì, lo butteremo lì settimana prossima. Visto che abbiamo parlato di Rolega, introduciamo il tema. Prima di parlare di playoff, ve lo annuncio, faremo una breve preview perché. Sia su Euro Devotion sono uscite squadra per squadra, su Backdoor Podcast stanno uscendo serie per serie, quindi inutile ammorbare, faremo magari qualche ragionamento. Parliamo della riunione dei Carbonari, che quella ha creato non poco scompiglio nella settimana ha creato un poco scompiglio, ha creato qualche problema al sottoscritto di insulti e cose del genere, e soprattutto di qualcuno che non ha capito bene eh, esattamente che cosa volessi dire. Io ho sottolineato eh, tre cose e sono molto veloci. Eh, lo scritto mi sembra in italiano comprensibile. I problemi e sono grandi e molto probabilmente sono quelli che sono stati discussi. Io per cultura mia se non ho notizie di una discussione, di un incontro che arrivano o perché lo so direttamente o perché lo so da fonti di cui mi fido che ci hanno partecipato, nel mucchio non sparo. Però, siccome tanti siti attendibili hanno parlato di due o tre problemi riguardanti la spartizione dei diritti, riguardanti gli introiti generali, riguardanti i premi per questa stagione che non sarebbero ancora stati corrisposti eccetera eccetera sono partito, ho fatto un ragionamento eventualmente su quelli. Dico molto molto chiaramente eh, che quello che non mi è cioè i problemi ci sono quindi è legittimo discuterne assolutamente. La roba che mi ha fatto ridere, ma so ridere tantissimo è stato leggere incontro segreto. Ora, se tu vuoi fare un incontro segreto tra sette general manager o grandi dirigenti di squadra di Eurolega, cosa scegli? Atene, nota città dove si parla poco di pallacanestro, dove ci sono pochi siti, giornali, blog, eccetera, eccetera, dove si trovano molti junas dove si trovano probabilmente per il Maccabi c'era Vujci, dove si trovano Stavropoulos, eccetera. Tutti a caso si trovano in una domenica di aprile lì e nessuno a nessuno viene in mente che possano essere lì per incontrarsi. Sapevano cosa fare, sono andati tutti lunedì domenica ad Atene, se poi domenica era il giorno giusto. Quindi non parliamo di segretezza. Questo è stato un messaggio mandato direttamente alla dirigenza di EuroLega. Prima cosa, secondo me nella forma non è sbagliato, è sbagliatissimo. È sbagliatissimo. Non hai più fiducia nel commissioner, cosa che può benissimo essere, che mi sembra anche abbastanza evidente. Se devo dare un mio parere, però se è quello, se non è solo il mio parere, ma se è la realtà è che non ti fidi più di come viene gestita l'Eurolega da Bertomeo: perché non arrivano soldi, perché qui, perché là, perché su, perché giù, perché magari non sono stati rispettati molte parti del progetto che era in corso BB e bibò, va benissimo. O oh, ragazzi, hanno inventato i board di Eurolega. In cui ci sono 11 squadre, diventeranno 13 con Bayern e Asbel, vai lì, lo sfiduci e lo mandi via. Dopo ci saranno i riscontri eh, contrattuali da vedere, bisogna vedere se conviene mandarlo via. Insomma, non credo che sarà così facile, vai e gli dici don't come tomorrow. Insomma, non credo che sia la tipica azienda americana. Ecco, però eh, farlo in maniera segreta. Dichiaratamente dicendo che non è segreta, se lo fai a Atene perché vuoi farlo sapere, non mi pare una cosa seria, non mi pare una cosa urbana. Dopodiché, tutti i problemi si possono benissimo discutere. Non sto neanche ad introdurre il fatto che non siano state invitate le tre spagnole, in quanto ufficialmente, poi ufficialmente, ufficiosamente polisportive. Eh, il Panatinaikos e l'Olimpiacos non hanno le squadre di calcio, ecco, quindi già mi viene da ridere. La grande domanda è, non invitiamo Gherardini? O, meglio, non invitiamo il Fenerbace perché c'è Gherardini? Eh, qui siamo ai minimi termini. Questa siamo ai minimi termini, lo dico molto, molto tranquillamente. Ed è una cosa che non mi sarei mai aspettato da tanti ottimi dirigenti di pallacanestro come quelli che hanno partecipato a questa riunione, per cui ho una grandissima stima. Però un colpo basso del genere non l'avrei fatto. Signori, poi parliamone chiaramente: Gherardini non è invitato perché viene ritenuto troppo vicino a Bertomeo. Eh, se poi vogliamo raccontarci altre cose, raccontiamocele pure, ok? Eh, usiamo i condizionali: sarebbe, farebbe, direbbe, eccetera, eccetera. Postilla. Io ho scritto nel mio articolo che prima di scrivere qualunque commento su questa cosa mi sono rivolto ad Eurolega. Sono stato preso come, ecco il comunicato pilotato, sembra la voce di Bertomeo, addirittura uno ha scritto, un intelligentissimo, ha scritto, da partner di Eurolega non potevate che sdraiarci davanti. Quanti partner ci sono di Eurolega? Una marea in Europa, 30, non lo so, tra cui quelli importanti che sono quelli che pagano per intendersi e quelli invece come noi. Quindi io ho semplicemente chiamato Eurolega per avere un commento diretto. diretto. C'era qualcosa da commentare? Ho chiesto, mi è stato risposto in tre minuti, tempi inusuali per Eurolega che ci mette un po' di più a rispondere, mi è stato risposto non abbiamo nulla da dire ma ti possiamo confermare che a fine aprile ci sarà cioè possiamo confermare la voce che dice che a fine aprile verrà fissato un board per parlare di queste e di altre cose mm, le russe c'erano ad Atene la russa perché erano non Ignazio però la russa eh, la russa nel senso nel senso zesca nel senso che c'erano solamente in Eurolega adesso lo dico magari qualcuno dei nostri ascoltatori su queste cose regolamentari giustamente anche se ne frega, ci sono 11 squadre che hanno licenza pluriennale. Ok, ecco 11 squadre che hanno licenza pluriennale. Ce n'erano 7 presenti ad Atene, che erano le due greche: l'Olimpia, lo Zalghiris, il Zesca, il Maccabi e l'Efes. Assenti perché non invitate: Barcellona, Real Madrid, Basconia e Fenerbahce. Questo è il, il quadro della situazione. A me non è piaciuta la forma, che i problemi ci siano e siano grandi. Assolutamente, e la butto lì a costo di essere impopolare con giocatori, procuratori, eccetera, eccetera, il problema più grosso è che si stanno pagando degli stipendi non sostenibili ai grandi giocatori. Ecco, se poi, se poi in tutto questo accade che i, eh, come si dice i, tra i vari problemi discussi ci sia il fatto che gli introiti sono molto più bassi di quello che si spende. Ora domanda, ma ci stiamo prendendo per il sedere o che cosa? Perché lo sappiamo oggi che gli introiti sono molto inferiori a quello che si spende in Eurolega, cioè lo sappiamo oggi che gli stipendi da un milione e mezzo, da due non sono assolutamente sostenibili per nessuno se non ci fossero i signori Armani, i signori Nornickel, i signori Alikosh eccetera eccetera eccetera. Quante sono le squadre che hanno un bilancio sostenibile in Eurolega? Lo Zalghieri e... e non parlatemi di altri bilanci perché valorizzando, triplicando, quintuplicando la... il valore di una sponsorizzazione mettendo la bilancio si ottiene un pareggio di bilancio, è finto. Dai. L'Eurolega non è sostenibile, non è sostenibile adesso e lo sanno tutti. Quindi questi mi si lamentano perché cosa? Ultima cosa, l'Eurolega non è una cosa astratta al di sopra delle parti che fa decide quello che vuole. Io quando sento dire Eurolega fa Eurolega decide, Eurolega sbaglia traducete, sbagliano i club, decidono i club, eh, vogliono i club, fanno i club. L'Eurolega è i club che hanno scelto un amministratore delegato, una CEO, diciamo, che è anche presidente e tutto, che però rappresenta le loro squadre. Queste 11 squadre sono le azioniste e se gli azionisti hanno qualcosa a dire, cioè Andare a lamentarsi in una località risibilmente segreta dei soldi che si ricavano, ma vieni da ridere, ma vieni da ridere, ti stai tirando una mazzata, ti stai dando del deficiente da solo. Chi è che ha scelto queste politiche? La spartizione degli introiti 79-21 all'inizio dell'anno in percentuale, non stiamo neanche a entrare nel dettaglio, chi l'ha votata? Io e te? No, l'hanno votata questi 11 club. C'è ancora chi si lamenta della sospensione dell'anno scorso, della stagione, si poteva chiudere. Certo che si poteva chiudere, ma tra i sette signori presenti ad Atene, perché non ce ne sono due o tre che oggi lamentano la mancanza di introiti? Qualcosa sarebbe potuto sicuramente arrivare creando l'evento del secolo, perché in un momento in cui eravamo veramente chiusi, ma chiusi a doppia mandata, poteva essere l'evento del secolo sportivamente parlando, nessuno giocava. Perché questi signori non raccontano che hanno preferito votare per lo stop della stagione senza una ragione reale, ma solo perché diciamo, i propri risultati non facevano impazzire e mandando in soffitta la stagione si sarebbe potuto dire ripartiamo l'anno prossimo con rinnovate storie, ma qui vado oltre dopo altro che rentismo, perché bene comune, bene comune, bene comune sta, sta cippa. Quindi solo questo, premio al commento della settimana. Bertomeo è un criminale, sotto un articolo di Euro Devotion. Ok, già questo va bene. Come suo fratello che infatti è stato arrestato come presidente del Barcellona calcio. Ecco, credo dopo aver letto questo io ho letto tutto. Basta, questo io ho detto basta, non rispondo neanche più, basta, è finita qui. È un criminale. D'altra parte, tra Bertomeo e Bartomeo possono non essere fratelli. È un po' tra ermano e ermeno. Eh, sono sicuramente fratelli. Uno è spagnolo e l'altro è romano, però ermeno. Eh, cosa vuoi che ti dica? Scherziamoci sopra. Scherziamoci sopra ogni tanto le, i commenti le risposte ai commenti sono più lesive per noi che dobbiamo rispondere piuttosto che eh, lasciarli a voz a uno che ti dice così. Che no, è no, no, come quello, quello è il top, cioè quello non puoi rispondere. Magari ad altri ti verrebbe. Insomma, io ti capisco, adotto la policy. Eh, finché fai valutazione sugli altri, puoi dire quello che vuoi. Se vai sul personale o sul giudizio del nostro lavoro, allora rispondo. Ma ognuno i commenti sono fatti belli, brutti, esagerati al netto di quest'ultimo che veramente fa il giro. Eh, sono tutti, tutti comprensibili da un certo punto di vista, accettabili. Poi si qualificano da soli in certi casi. L'unica cosa che allora io aggiungo a quello che ha già detto Alberto che eh, ha analizzato la cosa. Eh, per quello che ho potuto apprendere anche grazie a eh, lavoro di redazione di backdoor podcast è che eh, chiaramente le lamentele economiche e vedevo Fabio che scrive regola season solo un milione miro ti ce ne prende sette eh. ecco nelle, nelle valutazioni economiche nel dire il eh, progetto Eurolega non eh, guadagna in questa stagione, è una visione limitativa. Ovviamente per arrivare a un incontro del genere, io sono quasi certo che l'oggetto del contendere non sia questa stagione col COVID, ma un eh, incancrenimento di una situazione che con il COVID ha avuto un'escalation eh, esagerata. Eh, probabilmente già prima del covid, già all'inizio della scorsa stagione, il progetto di Rolega non era sostenibile. Infatti, uno dei primi anni, quando ho avuto la fortuna di fare il bordocampista per un anno di Rolega, ovvero quel braccio che fa le domande ai giocatori e agli al allenatori al Forum di Milano, mi era già stata segnalata una cosa del genere. Che le squadre di più basso livello non avevano sostenibilità per quel numero di partite, per quel numero di trasferte, eh, per quel numero di impegno economico che dovevano avere, non rientravano con il pubblico, con le revenues al 100%. E questo vi parlo di un po' di anni fa, perché il braccio della mia giacca è un pezzo che non va al forum eh, sotto quella veste. Quindi mi viene da pensare che. Questa sia la punta dell'iceberg di una situazione che è andata via via calando e probabilmente aveva già raggiunto un punto di non ritorno. Eh, a fine anno, giustamente faremo una world con i migliori e peggiori commenti. Ci potrebbe, ci potrebbe stare, eh, però, tornando alla questione economica, probabilmente è qualcosa che gira già da un po'. E credo che la cosa principale riguardi non tanto il, le revenues di questa stagione, non tanto magari gli stipendi che sono stati comunque dei topic, l'hanno scritto tutti, abbiamo le conferme sia io che te, quindi comunque è abbastanza evidente. Probabilmente è la questione di dire nella persona di Bertomeo, ma il progetto Eurlega. La presenza di AMG, le garanzie economiche non sono così marcate come era stato detto dovessero essere all'inizio di questo progetto decennale. Questo probabilmente ha fatto riunire questa, queste squadre che poi noi, io e Alberto ci siamo sentiti il pomeriggio stesso che è uscita eh, la cosa per confrontarci e farci una chiacchierata. La prima cosa che abbiamo detto praticamente in stereofonia è se è segreta questo l'ha detto Alberto, la facevano su Zoom, giustamente e io ho detto, se era segreta non si trovavano tutti in un posto o perlomeno, si trovavano tutti in un posto e va bene che fosse che ne so, vergate sul membro no, no, usare no. Un... Eh, cioè dai, non, non lo fai e soprattutto non esce cioè, se è un incontro segreto, le parti devono essere per forza d'accordo che quella roba lì non deve uscire. Certo, se la fai uscire è perché hai un obiettivo, una mira, un qualcosa che ti serve dall'opinione pubblica, dai giornali, da chi lo riporta, da... da, da, da. Quindi, Attaccare Bertomeo, fine. Eh, eh, cioè... Il topic era quello probabilmente. <ride> Ma poi possono anche, io non entro nel merito, possono anche avere ragione perché non sappiamo né io né te quali siano i termini economici, eccetera, le revenues reali, tutto, è tutto alla luce del sole, però fino a un certo punto. Che qualcosa non vada, se queste sorelle, tra virgolette, si ritrovano, mi viene da pensare che ci sia. E cosa, come si risolverà, diciamo, sullo stile, sulla forma, ecco, si poteva fare un pochino meglio. Sulla sostanza sono cose che... Chiaramente, chiaramente succedono. Certo, anche il timing a 5-6 giorni dai playoff, eh, anche lì anche lì se ne può, se ne può abbondantemente parlare. Vi faccio una domanda, Ci diamo... posso? faccio devi, rispondere devi, a te devi. perché la mia risposta è scontata nel momento in cui faccio questa domanda ma è evidente che i problemi ci sono da prima, ce lo siamo detti quando ci siamo sentiti l'altro giorno, non sono certo figli del covid, il covid ha solo accelerato un processo che era probabilmente inevitabile, non credo come dice Fabio che in poche parole il covid è stato il colmo del far morire il progetto Eurolega definitivamente, no non credo magari posso dire anche non, spero proprio di no eh, altrimenti devo chiudere il mio sito ma a parte quello eh, a parte le battute dico che cioè la domanda che ti faccio è questa. C'erano già problemi economici, perché c'erano, cioè finanziari, di, di, di insostenibilità. Tanto che l'Eurolega ha messo nel suo regolamento un piano mh, quinquennale, se non sbaglio, che prevedeva negli, per gli anni a venire una minor percentuale possibile di apporto finanziario da parte della proprietà. Cioè, praticamente arrivare un po' al discorso, mettiamolo, NBA, cioè spendi per quello che sei in grado di eh, sostenere, quello che non sei in grado, che poi dovrebbe essere quello che riguarda tutte le attività del mondo, però fa niente. Allora, il problema era sentito. I problemi economici c'erano, sono stati aggravati dal Covid, che il Covid ci fosse e che ci fossero delle serie possibilità di non avere le arene piene. Non dico vuote come sono state perché tanti dicevamo, dicevano, dicevano perché io non mi sono mai accodato a questa situazione. La prossima stagione ripartiremo più forti di prima, la migliore di sempre. Tutta una serie di balle fantastiche, però sulla certezza di avere le arene piene. Già da giugno sapevamo che non, non sarebbe potuto essere così, era necessario confermare i budget. Ad altissimo livello insostenibile. Era necessario firmare determinati giocatori. Ora mh, i problemi ci sono, ma domanda a te: era necessario proprio in questa stagione? Non parlatemi di investimento perché mi metto a ridere. È l'unica risposta, ma tanto so che tu non mi dai non mi dai questa risposta ma non l'accetterei mai era proprio necessario fare le campagne acquisti chiamiamolo come hanno fatto tante società in un momento del genere o si poteva fare qualcosa di sano come ha fatto ad esempio l'Olimpia Coast, non certo esempio virtuoso in passato che però ha messo un tetto agli stipendi ed è arrivato al punto di dire se vuoi venire qui il massimo che ti diamo perché ti consideriamo un top player è questo se no non venire Caro Simone, a te la patata bollente. Sì, allora accetto il dire faccio la campagna acquisti faraonica nel momento in cui io dico Alicos, Giorgio Armani e via discorrendo. Facciamo questa cosa? Devi mettere X? Non è un investimento. Giochiamo per vincere l'Eurolega, non giochiamo per fare. Soldi quest'anno, giochiamo per vincere l'Eurolega, azzardo! È eh, faccio veramente l'avvocato del diavolo. L'Olimpia, in una situazione così, ha una grande stagione alle, alle spalle: può fare il colpo, può andare in fondo, come l'Olimpia, può averlo fatto lo zenit e dire è una stagione particolare. Metti che ti va bene, magari in fondo vinci pure l'Eurolega. Ma la domanda reale è tu, CSK. Tu Olimpia, tu, tu, tu vuoi prendere quei giocatori? Lo fai sapendo che le arene non saranno piene, le revenues non ci saranno come gli altri anni, che a quanto mi pare di capire già non c'erano. Quindi non mi venire a dire che la cosa che non accetto è io prendo Milutino, prendo James, lo nuovo. James, prendo Schengelia e poi abbiamo ridotto il budget. Oppure non mi voglio sentir dire è ma le revenues. Quello non lo accetto. Tu puoi fare con i tuoi soldi e parlo di magnate che possiedi questa o quest'altra società, puoi fare quello che vuoi. Puoi Beh. anche andare a prendere Lebron James, per me non mi, non mi crea nessun tipo di problema. Fai le tue spese, investi i tuoi soldi sapendo già che non ritornerai dell'investimento. però se io voglio spendere 1500 euro per prendermi un MacBook, posso farlo? Certo che lo faccio. Però, se poi non do da mangiare o non, non, non metto un piatto di pasta sul tavolo, sono un cretino. E quindi la questione è quella. Io non posso accettare di sentire, eh, ma le revenues? Le revenues quest'anno non ci possono essere. Quindi hai fatto i tuoi investimenti. Sapevi che la situazione COVID era quella? Benissimo. Nessuno ti verrà mai a dire niente. Nessuno ha la facoltà di dire dovevi dare meno. Però. Fine, non voglio sentire esatto. altro. Playoff. Dobbiamo scuole. mandare la gente a fare almeno un aperitivo prima che inizi Milano Bologna. Dai, esatto, esatto. Quindi rimandiamo le preview ai nostri siti. Quindi qua, già, già quasi tutto mi sembra trovate su, su Eurodivision. Quasi tutte le squadre avete. completiamo entro domani a mezzogiorno con le ultime cose. Un profilo Olimpia, un profilo Real Madrid e presentazione più profilo zenith quindi perfetto, noi abbiamo iniziato. Doveva uscire oggi quella del CSK Paff in l'abbiamo shiftata perché per ovvi motivi. Domani ne esce una, lunedì ne esce l'altra. Uscirà anche ovviamente quella di CSK Paff in appena avremo un po' di notizie in più. Quindi, io non so, vi ringrazio per essere stati con noi anche in questo orario un po', un po' particolare. Settimana prossima torneremo per parlare di una settimana che veramente sarà una bella pera di ginseng di pallacanestro. Pronostico per Milano Virtus, dai, buttiamola lì. Più 7 Milano, dico io. 89 a 77. Bello, quando sei così preciso, allora devo andare anch'io. Vabbè, no, non lo faccio, dico più 7 così è più facile. Che ho, ho dubbio Già, tra l'89 a 77 e il 79 a 67, cioè comunque il più 12 con eh, tra i 79 e gli 89 punti. Bene, questo anche Fabio, abbiamo risposto all'ultima domanda. Grazie Alberto Marzagaglia. Grazie Simone, ci sentiamo, vediamo con orari e tutto cosa facciamo la settimana prossima, nel senso che informeremo i nostri ascoltatori perché siamo un po' anche legati alle, alle evenienze. Anche le serie playoff, non si sa se si sposta qualcosa di Zesca Fenerbace, quindi potrebbe succedere un po' di, un po di tutto. Uh, quindi. Un saluto a tutti e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, che ci seguono, tanti, poi ci seguono anche in settimana, quindi fa, fa, fa veramente piacere. Sono, sono proprio felice che abbiamo creato un bel, un bel gruppo di persone che, che, che tratta la pallacanestro nella maniera in cui deve essere trattata, con idee, giuste o sbagliate come le nostre, però assolutamente urbanamente direi. Grazie, Donatella, che ha rinnovato l'abbonamento Twitch. E siccome siete stati con noi fino ad adesso, vi svelo il bombone. Live chat post partita di Olimpia Milano, o quindi contro il Bayern Monaco, le faremo tutte, ci sarò io, ma ci saranno anche, che i tifosi Olimpia conoscono molto bene, Alessandro Maggi e Luca Guazzoni, quindi uniremo anche Backdoor Podcast e Real Olimpia Milano e commenteremo con tutti voi le partite dell'Olimpia. Attenzione però, live chat, perché purtroppo lì scatta anche la concorrenza, dopo ogni sera di playoff quindi Olimpia o non Olimpia, noi, eh, non, non è questione solo di Olimpia, ogni sera di playoff alla sirena del quarantesimo minuto o dell'overtime della seconda partita della serata, 30 minuti, non di più, live chat sulla pagina Facebook di Euro Devotion per tutti i playoff da qui alla, alla, fine, delle, alla fine delle partite. Quindi... Quando non c'è l'Olimpia preparati allo spam, te lo dico già subito. Va bene, va bene, ok. Ok, Ragazzi, comunque sentite, serata, ascoltate un cena. po' di qua, un po' di là, dai, va bene, non c'è nessun problema. Noi ci facciamo concorrenza per modo di dire, se non ascoltate sì, esatto. voi il primo che voglio, che voglio che ascoltiate Alberto, penso sia il viceversa. Quindi. Ma C'è il telefono va, e c'è il computer, il telefono, un iPad, la cosa, ne mettete lì due, vedete, a secondo dell'argomento del momento state da una parte e dall'altra. Ragazzi, buona serata, buona Olimpia Virtus che ormai tra un'oretta scendono in campo. Grazie davvero e ci sentiamo settimana prossima.